Con l'approssimarsi della fine dell'estate, i mercati finanziari si riassestano dopo gli scossoni della seconda parte di agosto. La guerra dei dazi, aggravatasi con le ultime mosse della Casa Bianca, non sta destando grandi preoccupazioni, anzi, guardando alla reazione delle borse della Cina, c'è da pensare che gli investitori avessero messo in conto l'ultima escalation. L'amministrazione Trump è passata dalle parole ai fatti, annunciando 200 miliardi di dollari di dazi sulle merci cinesi. La Cina risponde a tono, aumentando a 110 miliardi di dollari la platea dei beni statunitensi sui quali si applicheranno dazi compresi tra il 5 e il 10%. Entrambe le parti, però, si dicono disponibili a tenere aperta la porta del negoziato. Se le ricadute dell'aggravamento della guerra dei dazi non fa così paura ai mercati, è anche perché l'economia globale rimane stabile, sostenuta da Stati Uniti ed Eurozona, mentre le società di tutto il mondo hanno continuato a registrare profitti e si presentano in buona salute, nonostante la crescita degli utili si stia stabilizzando. È questo che si legge nel bollettino mensile di Pictet Asset Management, diffuso all'inizio della settimana. Inoltre, dice sempre Pictet, le crisi finanziarie di due grandi paesi, quali sono l'Argentina e la Turchia, sono rimasti episodi circoscritti. Il contagio quasi non c'è stato. Se la società svizzera non arriva fino a questo punto, cioè a sovrappesare le azioni, è perché la guerra dei dazi è comunque un elemento da tenere in grande considerazione. JP Morgan, per esempio, ha segnalato la scorsa settimana che le ricadute di una guerra commerciale tra le prime due economie del pianeta stanno spingendo le aziende a rallentare oppure addirittura a sospendere gli investimenti. Questo basandosi sulle trascrizioni di oltre 7.000 comunicazioni arrivate dalle società nel corso del terzo trimestre. Intanto gli analisti che guardano al mercato con gli strumenti della statistica e delle ricorrenze segnalano che sui mercati è di nuovo apparsa una cattiva stella, il presagio di Hindenburg, ispirato dal disastroso incendio dell'omonimo dirigibile tedesco nel maggio del 1934, questo indicatore tecnico, messo a segno dal matematico Jim Niecka circa 10 anni fa, dovrebbe anticipare l'arrivo di crack dei mercati. Niecka ha sempre affermato che in tutte le crisi finanziarie avvenute dal 1987 al 2014, data del suo decesso, bene, queste condizioni si sono sempre presentate. Il sistema segnala allarme quando si registra un forte aumento delle azioni che segnano i massimi ed i minimi della loro storia. Se poi il numero dei nuovi minimi supera il numero dei nuovi massimi, il livello di allerta è da alzare ulteriormente. Chi pensa sia ancora propizio puntare sulle azioni, ma ritiene prudente a queste valutazioni aumentare il livello di protezione, magari perché vede in cielo qualche nuvola d'imbuto che segnala l'arrivo di una tempesta, può prendere in considerazione il cash collect worst off quanto su un mini paniere nel quale si trovano l'indice FTSE MIB e l'indice S&P 500. Il codice ISIN di questo strumento è DE30HV40UG7. Lo strumento, acquistabile oggi a 99,4 euro, è stato emesso a giugno di quest'anno e scade fra 7 anni, 19 dicembre 2025. La cedola pagata ogni 3 mesi, se entrambi i sottostanti sono sopra la barriera, che è distante il 40% dallo strike, è pari a 1,12 euro. Se uno dei due indici è sotto la barriera, la cedola non viene pagata e si passa alla data successiva di osservazione.